Beh, oggi manca un guerriero. Ne manca uno. Ma siamo in buona compagnia. Il migliore. Il migliore. Quello che nello scorso video, qui in questo studio, che siamo tornati negli studi di Movilab. Gianni, finalmente, torna la qualità. Grazie. Mi ero leggermente stancato di fare i video in camera mia, tutto brutto, chiuso, faceva un po' schifo. Quindi ora finalmente siamo tornati con un 4K, con la qualità. E grazie a Gianni che mi concede tutta questa disponibilità di camere e cose, quindi grazie a mamma Gianni. Zio Gianni mi piace. Quindi allora manca il signor Marco, metteremo qui la sua foto per ricordarlo. Marco, ci manchi tanto, guarda qua la faccia tua, cosa stiamo per fare. Signori, abbiamo Daniel oggi qui presente, che nello scorso video in questi studi ha dato il meglio di sé. E oggi, signori, grazie a Demo Crew abbiamo 5 pacchi di Yu-Gi-Oh! Da aprire. Stiamo parlando delle prime edizioni di questo magico gioco che ci ha fatto spendere tanto, sì. E ci fermiamo qui. E oggi siamo qua con la prima parte di due video dove andremo ad aprire 4 dei 5 box. Uno lo aprirò in live, penso sul canale di agenzia, non lo so, seguitemi su Instagram per essere aggiornati. E abbiamo da aprire i seguenti pacchi nella prima parte. Drago bianco. La leggenda del drago bianco occhi blu. Mettiamo, che non è a fuoco. Ora è a fuoco. La leggenda del drago bianco occhi blu è il primo, è praticamente il primo set mai esistito di Yu-Gi-Oh! E quindi questa sicuramente riserverà molte, molte cose interessanti. Speriamo drago bianco, Exodia e quant'altro. Lo apro io perché di solito ho più fortuna. In realtà lo apriamo insieme, ti ricordo. Metà me e metà a te. Stia calmo. E poi abbiamo servitore del faraone, che è un altro box. Non mi ricordo in ordine quale sia, però insomma è un altro box e vediamo qua cosa troviamo. Ci sono anche qui mostri sicuramente interessanti. Io mi gioco anche questa qui, che ci servirà da contenitore da posa carte, e l'ho comprato su Fantasia Store, quindi se vi va non è una collaborazione, però Fantasia, se vi va, insomma, io sono qui, spacchettiamolo. Mamma questo mia. Si può anche sono quelli Transformers. Mi fermerei qui a facciamo pieno. Come metà o... facciamo metà dai. metà, però ce ne rubiamo una a testa, facciamo così, ce ne rubiamo una, okay, a testa. Dai. Quale mi vuoi rubare? Rubamene una. Minchia, le sento anche pesanti, Questa la vedo cicciotta. Io ti prendo questa, ma così vai. A sentimento. Vado a spacchetti. Allora, tutte le carte qua dentro sono carte bene o male revival, quindi sono carte che già conosciamo, alcune sì, altre no. Sì. Quindi non ci soffermeremo più di tanto. Ho già visto una fusione da parte tua e le fusioni in questo qui, occhio. Allora qua, prima rara, le prime due rare, spirito scavatombe per me e fiore lupo che... Aspetta che qua, come l'altra volta, un po' un problema. Andare qui e vedere le carte, figo questo qui. Ercastoro guerriero, mettiamo qua. Questa mi piace. Rare. Questa è una delle carte che avevo da piccolo, e questa è molto, molto figa. Questi artwork, sì, tutte carte già viste comunque. Queste erba di fuoco, cristallo viola, quindi tutte comunazze più o meno, come si suol dire. Wow. Sarà un pack opening molto tranquillo, a meno che non sbuchi fuori un signor drago bianco. Poi vediamo anche Exodia. Anche il cane saltare. Sì, esatto, probabile. Cioè, se allora no, davvero. Faccio. E fai come l'altra volta, il cane mi assalta. Che è? Fire Yaro, ma che tipo è? Pyro. Penso che questo qui sia uno dei primi mostri Pyro a vedere dalla. Questo qua ce l'ho io. Sempre carte comunque vecchissime, sì. Quindi magari un po' rovinate. È il primissimo set di Yu-Gi-Oh! Questo qua. Quindi questo qui ha l'altro lucertola affamata, molto figa. Tra questa l'altro. È già la seconda. Carta terreno, Kagemusa dalla fiamma blu. Orco zio! Va che roba! Drago metallico, ok. Bello questo. Questo qua ce l'ho. Questo è molto, molto, molto figo. E qui abbiamo spirito dell'arpa. Carta... Anche tu la carta rara. Carta classicissima. Vero. Rara comunque, dai. No, questo qui merita un focus perché è davvero molto, molto, molto figo. Spacca. No, proprio l'artwork mi piace da matti. Elettro Bestia e Pecora Mistica 2. Cioè, se c'è da urlare perché davvero si è trovato il tesoro. E speriamo a questo punto di urlare. Così facciamo spaventare un po' tutti. Sono tipo le 9 di mattina. Carta terreno. Mica, è piena di carte terreno. Se vittoria del teschio. Questa carta qua è stra rotta. Cioè, ci sono diverse magie molto interessanti di quelle che quelle magie, equipaggiamento e non, che fanno danni, carte carine, danno bei punti, quindi le carte magie qua non sono da sottovalutare. Che abbiamo bello, sono un po' indietro, ah, okay, un piccolo drago che ha un artwork stranissimo,
Però è molto carino, molto cuccioloso. Guerriero carbonara. Occhio! Già la foto dell'abilità, attenzione. E questa non so se sia interessante da trovare, però è una delle carte storiche. Sì, è iconica di Yu-Gi-Oh! Questa qua. Ho trovato una super. Oh, attenzione. Ho trovato una super, minchia. Attenzione, così ti botta. Allora, giara dell'abilità, già questa è interessante da trovare. Carta storica, ripeto, è rara. Non so se è ancora bandita. È una bella carta. No, limitata. Non credo, pesca due carte. Una volta era bandita. Però occhio, perché ho una super. E una super in questa espansione qua, non so quante ne trovi. Qua c'è scritto? Pesco dal deck! Attenzione! Minchia, anatema del drago! Anche questa carta storica di Yu-Gi-Oh! Guarda qua, mamma, guarda come sbrilluccica. È talmente sbrilluccicosa che non mette a fuoco. Eccola qua, guarda che figo. Bello, 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 bello. Guarda che arcobaleno che spara. Potentissimo. Ma questo è davvero, davvero molto Questa figo. È una carta davvero LGBT. Beh... Zanna d'argento, mammut delle tombe e nero re degli abissi. Next, vediamo. Vamos. Allora, abbiamo già sculato, perché quella era una sculata. Vediamo se ci riserva altro. Urabisauro, bello quello. Re della nebbia, batuffolo. Sì, è una nuvola, si chiama anche nuvola, Daniel. No, non so se l'hai mai visto. Fire Ru, stella corazzata, la mia rata. Aspetta, che io qua sono un pelo indietro. Questo è un pack. Minchia, abbiamo trovato attenzione, la stessa. Attenzione, questo può voler dire solo una cosa. Abbiamo trovato la stessa. Questo può voler dire solo una cosa. Tesoro del drago, bella. Questo è interessante. Signore degli acuri. Niente. Armatura vivente, elettrofrusta e zona d'argento. Questo è uno dei primi. Sei samurai. È vero. Allora. Arco d'argento. Arrivo. Quindi argento. Drago bianco. Certo, sì, immagino. Oh, Umi. Eccola qua, l'hai citata prima. Umi. Siamo umili. Energia oscura, re della nebbia, spada leggendaria, duplice attacco alla mia carta rara, elettrosauro, doppia fauce. Questo qua, soldato di pietra. Bello quello lì. Questa qua storica. Bello. Questa qua c'era anche nell'anime, tra l'altro, lo usava Yuji. Pecora mistica, rimuovi trappola, anche il mio. E niente, qua siamo rimasti. Ma una volta non c'erano comunque tantissime rare, ultra rare. No, infatti per questo, quando trovi roba strana, bisogna godere. Perché appunto sono ancora più rare delle rare. O me lo credo, io non sono fenomeno, non sono un esperto nei dettagli. Una volta c'erano le carte tarocche, quelle sì. Stampate e incollate. E valevano lo stesso. Ne sappiamo qualcosa. Di consigliare carte tarocche. No, solo carte originali e by Konami. Armaile delle lame, un mostro guerriero molto strano. Typhoon alato, urca, occhio. Terra il terribile, mi raccomando. Orco d'acciaio 1, fusionista. Hane, anche questa. Ma che cos'è? Storica. Aspetta, non è mano proprietario. È lo gnomo armato di ascia. È vero, è lo gnomo armato di ascia. È lo gnomo armato di ascia. Io invece ho trovato un gatto con le ali, quindi. Attenzione! Guarda la camera! No, scusa! Cosa abbiamo trovato, ragazzi? Cosa abbiamo trovato? Così? Vamo, niente che ero a posto! Oddio! Cioè, ma stiamo scherzando, oddio! Ragazzi! Oddio! Ma stiamo scherzando! Occhio, perché qua ci siamo noi lì in camera, finirà giù! Porca miseria! Cioè, ragazzi, vuoi... Non me l'aspettavo! Gamba destra è proibito, cioè... No, è gamba sinistra! Gamba destra! È gamba... DX! Ah, scusa! Gamba destra, che cavolo! Sinistra, guarda, oddio, destra! Oddio, vecchio! Abbiamo trovato Exodia! Ma questa qua è sbrilluccicante lì! Abbiamo trovato Exodia! Tra l'altro, non so se lo vedete, ma c'è un errore di stampa! Oddio, dove? Guarda il bordo sinistro e il bordo destro. Guardala. Non so se riuscite a vederlo bene, ma c'è il bordo qui che è più stretto rispetto al bordo. Minchia, vecchio! Abbiamo trovato Exodia in un pacchetto. Attenzione. Non pensavo potesse essere. Qua, oggi li troviamo tutti e cinque. Tutti e cinque li troviamo. Attenzione, drago nero, occhi rossi. Sì, anche tu sei contento per noi, lo so. Porca miseria, non ha senso. Cioè, di cosa stiamo parlando? Oddio, vecchio. Minchia, regà. Bellissime. Ti prego, tirala su. Bellissime. Porca miseria. No, stai qua a destra. Guarda che roba. Oh, l'abbiamo aperta insieme. E tra l'altro io ho la gamba sinistra che l'ho trovata nell'album. È presente quello delle tre divinità?
Sì, sì, c'erano sì, i pacchetti sì. dentro, l'ho trovato la gamba sinistra. Ma anch'io ce l'ho tutte le i pezzi, perché ho preso il box. Ma in pacchetto però l'ho trovato. Ma in pacchetto l'avevo trovato. Ok, scusate questo piccolo momento di esplosione. Di svago. E vabbè, il resto carte abbastanza tranquille, ci mancherebbe sì, altro. Sì, aspetta che io ho messo le ultime due. Oh, guerriero M2, che figo, bello. Sto un ciotto figo, tredicesima tomba, prova. Che è? Prova dell'incubo, cavaliere di fuoco, uovo, la mia carta è rara, questo, tesoro del drago, mammut delle tombe, flesso evocatore 2, c'è lo teschio rosso. Uovo mostro, anche questa carta storica. L'avevo già trovato servitore prima. Servitore del... vabbè, non dirlo. Perché non devo dirlo? Tartaruga tigre. L'avevo detto, se guardi il video poi l'avevo detto. Un altro, questo te lo regalo, questo è il mio regalo. Spirito Hinotama. Lo vuoi? Questo qua è uguale a quelli di prima che avete. Non te ne frega. No, ce l'ho già questo, sai. Ah, vabbè, allora, non importa. Un po' disastrato, ma... Oh, guardiano celtico. Guardiano celtico, tanta roba, super rara. Bello. È che troviamo anche questo qui, carta bella niente. Storica. E sto vincendo. Oggi ho più culo io. Oddio, tu hai trovato Exodia. Beh, però a livello di... Siamo lì, dici. Però, perdonami, voglio far vedere un po' qua il bel mostriciattolo. Ci sarebbe a trovare anche... cos'era? Guerriero del Jack e della Regina? Sì, ma lasciala là. Una me la concedo e me la tengo imbustata. Boh. Andiamo avanti, Fire Arrow, Drago Furgone anch'io, Uovo Mostro anch'io, Guerriero M2, Spirito Scavatombe, questa qua era strarotta con qualche... Bella, guarda la mia, Drago del Fuoco Nero, è figo, è strano ma molto figo, mi ispira, non so. Drago del Fuoco Nero, però il fuoco non è nero. Il fuoco non è nero, no, ci sono delle ombre nere, vedi, viene da un'ombra un po' scura qua. Fuoco fatuo. Attenzione, fusione super. Attenzione, minchia, spadaccino di fuoco. Questo non l'ho mai visto. Signore delle fiamme, Masaki, lo spadaccino leggendario. Molto figo. Mai vista questa carta, sinceramente. Però... Neanche io. Okay. Qua, eccola qua. Okay. Bella. Bella, bella, bella pescata. Io invece non ho trovato nulla. Panda scatenato, sirena incantatrice, il libro delle arti segrete. Bene. Pazzo scatenato. Drago del fuoco, dove sono le rare? Mettile via. Io apro la mia ultima bustina di questo set, perché l'altra rimarrà sicura. Ma ce ne sono due qua in realtà. Io ne ho ancora due qua. Perché non so se ne è aperta una in più. Perché l'altra è lì davanti. Ah, è vero. Ah, è vero. Lol. La bestia grigia, una bella capretta, un po' inquietante. Goat Simulator. Sì, esatto. Fabbrica macchine, scintille, fantasma di fuoco. Niente, dissolvi roccia. Io non le nomino perché Daniele me l'ha vietato, se no mi fermo. No, non è che te l'ho vietato. Mieti carte, questa ti distrugge tutte le carte. Ti uccide. Io niente. Andiamo. Pescata tranquilla. No, stiamo pretendendo un po' troppo, eh. Io ho la mia ultima bustina. Ma non era quella che voi tenete, quella? No, mia. L'altra è là davanti. Ah, ok. Abbiamo appena vinto. No, quella è... Perché ti eri messo da parte? Vabbè. Sì, no, l'ho messa là davanti. Ok, ok. Allora, un'altra volta la bestia grigia. Un'altra volta. Scintille. Un'altra volta. Luna mistica. Guerriero M1. Kagemusha dalla fiamma blu. Cattura draghi, minchia. Anche questa carta storica. Ti lascio fare. Rimuovi trappola. Guerriero carbonara. Niente. Questa, questo pack è ci stato. Beh, abbiamo trovato comunque. Quindi abbiamo trovato Drago Nero e Exodia. Insomma, direi che non ci possiamo lamentare più di tanto. Qui c'è l'ultima busta, che dai. È quella, anche questa abbastanza cicciotta. Spacchettala. Io nel mentre vado a spacchettare anche. Di solito questo. Nella mia ultima busta trovo sempre Gesù Cristo. Kagemusha della fiamma blu, signore delle fiamme. E qui possiamo già fare la fusione di prima. È no, vero. Aspetta, era Signore delle Fiamme e qualcos'altro. Vabbè, comunque. Hinotama, duplice attacco. Duplice attacco, bella carta. No! Vai, Jackie! Super, l'avevo detto. Porca miseria. La mia ultima busta è sempre quella. Bella anche questa. Bella anche questa. Ray Jackie, carta sempre tanto amata, soprattutto quando l'attiva. Iconica comunque. E le amicizie che venivano. È rimasta anche bannata per un bel po'. Il resto... Vabbè, sì. Roba tranquilla. Sì. Questo era il primo box. Dobbiamo andare un po' più spediti, sennò qui vengo un video di 3 giorni. Viene notte. Allora, e andiamo col secondo box. Servitore del faraone. E... Vai, una, guarda, io me ne tengo una per ogni. Ok, ce ne teniamo una per ogni, però... No, non è che non aprirò mai. Ah, che non aprirei mai, allora no, questa è l'idea. Ah, ne prendo una, io mi prendo quella che hai messo a metà. Vai, prendo anch'io metà. Taglia, boh. Vai. Quello non so che carte puoi trovare di preciso qua dentro, onestamente non lo so. Soldato di fuoco, 2. Buono, siamo tornati dopo una pausetta e quindi ora torniamo a spacchettare. Pausetta per far ricaricare le camere. Quindi, altre carte, roba nuova, dono dell'elfo mistico, guaritore divino, ostia, occio.
Cyber Falcone, questa qua era una delle carte preferite di mio fratello. Molto quando... fiero. È figo. Cioè l'immagine è figa. L'immagine è molto 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 bella. Invece ho trovato Bestia della Spada Folle. No, mamma mia, inquietante. Bambino, vampiro. Ti giuro, mai sopportato. Che succhia sangue. Mi fa paura quel tipo. Tra l'altro qua occhio perché tornano carte con effetti. Cricitino bubbonico. Bello quello lì, l'avevo trovato anche le altre volte. Boh, vediamo se questo box qua ci farà saltare come prima. Oppure magari in realtà ci scammerà puntualmente. Qua appunto come dicevo sono le carte con gli effetti che tornano un po' di prepotenza. Intervento sul DNA, soldato di fuoco, cavaliere Hayabusa. Questa è una delle carte che usavo di più sì, ai tempi. Ha l'effetto del doppio attacco. Può effettuare il secondo attacco. Esatto, quindi è una carta molto interessante. Muro a specchio super rara. Cambio. Super rara. Bella carta. Vabbè, orco d'acciaio. Cedimento suolo, attacco ricevi, scarabeo bombardiere. Desideri solenni, queste qua le usavo nei katakuri perché pescavo in botto. Metal detector. Raffica di vento, ondata gelida, soldato di fuoco 2, giara della mutazione 2. Eccolo qua. Doppia. Doppio. Occhio, ne hai una super. No. Sì. Sì. Super. Vai. Insetto parassita. Minchia, che questo qua è Gianni. Ma perché? Oh. No, si è messo in facile in questo momento. Sto sfruttando lo studio. E io niente, insetto trapano. Vetro corazzato, sì, insomma. Niente. Una. Due, frantumatore magico tipo zero, drago di fuoco bifronte, legame gravitazionale. Stiamo trovando le stesse. È la seconda volta trovo la stessa. Niente, lancio incantato. Mi aspettavo. Esatto, pure io temevo in qualcosa 18, ma rispetto del gioco, invito al sonno oscuro. Mamma un altro hammer corazzato Oni Demone. Michizure, e il cane là che sbaglia. Spada a forza di luce. Soldato della scienza, niente. Anche e questa... qui abbiamo una carta che ho già riconosciuto. Ed è rara segreta, tra l'altro. Ginzo. Porca miseria! Ginzo, rara segreta, ragazzuoli. Porca miseria, aspetta. Non si mette a fuoco. Eccola, presa. Attenzione, la prima rara segreta di oggi. Ed è Ginzo. Minchia, aspetta, fa vedere. Figo. Carta rottissima per le prime generazioni. Anche questa carta storica. Non ti faceva attivare le carte trappola. Una volta si usavano tanto le carte trappola, adesso meno. Beh, ci siamo saltati poco però. Sì, perché? Effettivamente sì. No, minchia, abbiamo trovato una rara segreta. Niente, siamo stati in però molto bello. Idolo dei 100 occhi, mamma mia. Mister Vulcano. Questo qua che è uguale a quello di prima, cioè è una prima due carte. Carmatonti, spada, forza di luce. Niente, lancio, io trovo solo questa. Niente, scarabeo bombardiere, quella di chiesta forzata. Grazie, in questo momento è l'intro. Oggi va così. Abbiamo trovato Ginzo. Non ci siamo esaltati così perché l'ho vista di sfuggita. Mi ha tolto il coso. Vabbè, peccato. No, ne ho vista anche già un'altra qua dentro. Per sbaglio. Ho visto l'attributo un po' sbrilluccicante. Molto bene. Cacciatore di spada. Oddio, sono fuori. Cacciatore di spada. Questo è molto bello. L'altro mi piace. Macchina stabile, raffica di vento. Luce dell'intervento, trappola appropriata. Vediamo cos'era allora. Oh, rimozione di limite. Pioggia di meteore fatate. Belle, due super. No, due super. Rimozione di limite, questa qua la usavo nel Cyber Drago. Questa perché è una bella per macchina. Sì, ce l'ho anch'io da Cyber Drago. Con Cyber Drago finale, una volta che era rottissimo. Giro Jinku Wagata, Tarta Isola, raffica di vento, macchina inarrestabile. Recupera mostri. Stiamo trovando le stesse. Non so cosa succede oggi. Stiamo trovando le stesse. Attacca e ricevi. Niente. Neve sferzante, pioggia misericordiosa. Gradius. Andiamo col prossimo. Ne mancano tre. Pacchetto. Io ne ho quattro. Io l'ho segregata. Dai, là. Esatto. Mister Vulcano, barriera per insetti. Quindi qua sono mega fuori dall'inquadratura. Dono dell'elfo mistico, risucchio magico, ombra degli occhi. Niente, basta, non sto trovando più nulla. Niente, attenzione. Io niente, pensavo avessi trovato chissà niente, che cosa. Cricetto bubbonico. E ancora niente. Dai, basta rischiare. Poi, occhio della verità. Poi lei attiva verità. La carta. Dai, quella guarda, di sette per... completati. Sonda mistica, cyber farcone. Ne ho vista una, ne ho vista una. Non trovo più niente. Ne ho vista una. Non sto trovando più nulla. Attenzione, andiamo con calma. Risucchio magico, ne hai due da attivare, guarda. Hai una fusione. Ne hai due da attivare. Hai una fusione. Chi è?
Che è successo? Oh, attenzione, il limite dei mille occhi è quella del, del pack. Non vecchio. Si mette a fuoco, attenzione. Oh, buona questa. Tira su, tira su. Buona, buona, buona. È quella del pack, è quella del pack. Siccome non l'ho ancora fatto oggi. Andiamo! Ci voleva. Mi sono cagato addosso. L'ultima volta l'avevo fatto, dovevo farlo anche sto giro. Minchia! Abbiamo trovato la cover card. Zoom! La cover card, sì, io le giro. Sì, un spin. Ecco lì. Minchia! Figo, figo, figo. Ma perché le trovi tutte tu? Che palle! Ma sai perché le trovo io? Perché poi posso fare. Giusto, intanto mi sta vedendo. Luce dell'intervento, il libro di Salomone. Tarta isola, invito del teschio. Richiamo del posseduto. Mille occhi, che quello. Richiamo del posseduto ultra, ultra rara. Ultra. Bella, bella, bella golosa. Richiesta forzata e niente. Bene. Beh, vabbè, hai trovato più tu in questo box qua che io. E vabbè, non importa. Accetto. Accetto e porto a casa. Ok, signori. Ultra c'è l'ultima. Vai. Hai avuto più culo. Però al tatto non mi sembra. Metti in mezzo e non mi, non mi sembra molto buona al tatto, vi dirò la verità. Poi magari potrei sbagliarmi, ma. Andiamo, frantumatore, indossatrice d'ali, trappola appropriata. Niente, vabbè. Abbiamo trovato. Questo, bella roba, questo pacchetto però. È stato un grande tumulto. Sì, abbiamo concluso la prima parte e ovviamente io qui me ne preservo due da, da tenermi come, come boh. Qui abbiamo un bel pack di sagra, un bel pack sagra. Di rare. Queste sono le rare che abbiamo trovato. Le rare. Poi abbiamo trovato una super rara solo no, su rara due. Segreta. Una rara segreta su rara due segreta. Box. Ok. Qui abbiamo due ultra più le altre più le ultra che abbiamo trovato là. E qui abbiamo delle super. Abbiamo un po' di super molto interessanti, molto carine anche queste. E poi abbiamo tutto il resto delle carte. Sì, beh, come al solito, comunque le due migliori le ho trovate io. C'è poco da fare. Io, io mi difendo col drago nei occhi russi. Che comunque. Io ho Exodia. C'è poco da fare. Che ci devo fare, va bene. Signori, questo qui, è un po' tutto Greta Thunberg ci sta odiando. Sì, la plastica sovrasta tutto, ma va bene. Devo fare coriandoli. Bene, signori, questo è quanto. Questa è stata la prima parte dello spacchettamento. Ci vediamo settimana prossima con altri due box e parliamo di invasore del caos e sovrano della magia. Quindi settimana prossima con i prossimi due pack e con Marco con possibilmente Marco. Se c'è Marco, se è vivo, ci degna della sua presenza, magari anche con Marco. E nulla, questo è quanto. Spero che il tutto vi sia piaciuto. Grazie Daniel per avermi niente, fatto ci vediamo alla prossima compagnia. Sì, certo, lasciamele qui, grazie. Tutto il pieno di polvere, devo pulirlo. Da Dani e Daniel è tutto, ci vediamo in un prossimo video.